Amici all'ascolto, buonasera ed eccoci al consueto appuntamento con la nostra rubrica Dentro la notizia. Continuano a visitarci ospiti illustri. Questa sera è la volta del Presidente del Consiglio, Giorgio Evangelio. Buonasera Presidente. Buonasera a voi. Ecco, iniziamo subito entrando in argomento. Ecco, lei è da 3 anni e mezzo Presidente del Consiglio e quindi diciamo, ecco, anche se è il Presidente di tutti, però chiaramente dirige un'amministrazione, è una... Un Un consiglio consiglio comunale. comunale a larga maggioranza assoluta, in teoria contro l'amministrazione, però nello stesso tempo, ecco, ciò al limite potrebbe provocare così, dei contrattempi sia il lato positivo che il lato negativo. Ecco, ciò è effettivamente successo Sì, l'anomalia valdese che comunque si è verificata anche in altri comuni è quella che la maggioranza del Consiglio Comunale è nelle mani dell'opposizione, una schiacciante maggioranza, e quindi io ho un compito molte volte difficile perché ci sono le proposte dell'amministrazione che devono essere votate dal Consiglio Comunale e non sempre sono condivise così come formulato. Alcune diciamo, vengono criticate per un scarso coinvolgimento da parte dei consiglieri, quindi ci ritroviamo di fronte ad una proposta che nella formulazione della quale non abbiamo potuto dare il nostro contributo. E quindi diventa un compito difficile perché è vero che sono il consigliere di tutti e non ho mai dimenticato anche come nasce l'idea di votare me come presidente del consiglio e poi l'esito della votazione mi hanno votato tutti, quindi questo per me è stato un motivo di soddisfazione e anche mi ha caricato di una forte responsabilità. Nello stesso tempo però ero indicato vice sindaco dal candidato Luigi Gullo. In campagna elettorale facevo parte della precedente amministrazione, ero stato assessore con Venuto, ero stato consigliere comunale nella prima amministrazione Venuto, quindi è chiaro che la mia appartenenza Certo. politica è quella dello schieramento di opposizione. Cerco sempre di non farmi condizionare nelle decisioni, nella conduzione dei lavori consiliari, però è normale che quando concedo a una parte scontento l'altra, quindi è sempre un compito difficile fare come l'equilibrista molte volte Perfetto. per E a tal poter. proposito di equilibrista, spesso molti, diciamo che non lo accuso perché onestamente non c'è niente da accusare nella sua conduzione, però di dare troppo la parola a certi politici di sinistra e in meno agli altri, che concede spesso di andare oltre quello consentito dal regolamento. Lei cosa pensa E di dire? allora, in passato questo si è verificato non che ho dato più spazio a un consigliere piuttosto che a un altro, il metro che ho usato è stato sempre lo stesso nei confronti di tutti i consiglieri comunali. È vero però che ci sono consiglieri comunali che in pochi minuti riescono a esprimere la propria idea e rimangono sul tema, ci sono consiglieri che non riescono ad avere questa capacità di sintesi. O altre volte si fanno un po' prendere la mano e spaziano, vanno anche fuori argomento. Io più di richiamarli, andare ad applicare in maniera rigida il regolamento, non l'avevo voluto fare, sperando che con il semplice richiamo, discutendone fuori dall'aula consiliare, col tempo sarei riuscito a ottenere questo risultato. C'è stato un momento, un anno fa, come lei ben ricorda, perché di solito è presente alle sedute consiliari, quasi sempre è presente, in cui io ho deciso di cronometrare gli interventi perché nel momento in cui mi viene sollevato il problema e mi si fa una mozione d'ordine, quindi vengo richiamato ad applicare il regolamento, ho il dovere di attenermi al regolamento. Però questo poi diventa un boomerang perché? Perché molte volte capita che i maggiori tempi li chiede l'amministrazione, quante volte il sindaco, l'assessore Mollica sono intervenuti più volte sullo stesso argomento o il sindaco magari sulla question time ha parlato per tre quarti d'ora consecutivamente un'ora e non l'ho mai interrotto. Quindi quando adotto un metro è lo stesso per tutti, quindi quel rimprovero non lo accetto. Okay? Ma ho cercato di trovare Non una devo fare la parte soluzione, dell'avvocato del diavolo, quindi. certo, no, ma è giusto anche Perfetto. perché poi a volte ci dilunghiamo troppo sullo stesso punto e quindi il lavoro consigliare diventa anche più pesante.
Ecco, quali sono stati i punti di maggiore attrito con l'amministrazione comunale da parte dell'opposizione, chiaramente? Sì, e allora... partendo dagli ultimi casi, l'approvazione del bilancio con... Allora, posso fare una rapida sintesi dei tre anni e poi concentrarmi sugli ultimi episodi. Sicuramente inizialmente da parte del Consiglio Comunale, della stragrande maggioranza, c'è stata una apertura di credito nei confronti dell'amministrazione. La città di Patti ha voluto il cambiamento rispetto a chi per 10 anni aveva amministrato la città, ne abbiamo preso atto, abbiamo responsabilmente cercato di esercitare il nostro ruolo e non impedire all'amministrazione di portare avanti il proprio programma. Non ci è stato bene, di che cosa ci siamo lamentati? Ci siamo lamentati del fatto che, ad eccezione di casi sporadici, e a onor del vero devo riconoscere in modo particolare l'operato dell'assessore Pipitò, che ha cercato sempre di coinvolgere tutto il Consiglio Comunale, invitandoci anche informalmente o chiedendomi come Presidente di convocare i capigruppo, nelle proposte dell'amministrazione non abbiamo ottenuto questo coinvolgimento, e quindi questo sicuramente è stato il problema principale che ci ha allontanati dall'amministrazione. In particolar modo il gruppo mio di appartenenza, Impegno per Patti Convenuto, che contava, come ben sa, 4 consiglieri comunali, adesso siamo 3, abbiamo in un momento delicatissimo, 2 anni fa, votato l'aumento delle tasse, dell'addizionale IRPEF, dell'IMU, proprio per permettere all'amministrazione di andando al di là di chi oggi amministra la città, proprio guardando agli interessi della nostra comunità, di creare la fiscalità locale, perché sappiamo che si va verso questo obiettivo. Se non ci sono le risorse non si possono dare i servizi. Il problema è stato che poi nei 2 anni a seguire non abbiamo avuto le risposte che noi ci aspettavamo, soltanto una piccola parte. Quindi oggi siamo critici nei confronti dell'amministrazione. Nel 2014 la nostra linea è diventata più dura, anche se poi alla fine abbiamo votato il consuntivo, abbiamo votato il bilancio di previsione. Però abbiamo fatto anche una dichiarazione forte dove diciamo che intendiamo abbassare le tasse laddove ciò è possibile, proprio perché al di là di alcuni proclami, di fatto non abbiamo visto quei risultati che noi ci aspettavamo. Questo sicuramente è stato un ulteriore motivo di conflitto con l'amministrazione, però dall'altro lato ci ha permesso di riappacificarci con l'opposizione, perché purtroppo qualcuno ci ha ricamato sopra, ha cercato di approfittarne e è stato ipotizzato un nostro ingresso in giunta, cosa che non è stata mai oggetto di discussione, non l'abbiamo mai presa in considerazione. La nostra idea è sempre quella: siamo all'opposizione, facciamo parte di una coalizione e siamo alternativi all'amministrazione a Milano. Perché l'attacco frontale all'ex comandante Gacci? E allora perché l'attacco con un comunicato che tra l'altro noi siamo passati fra i pochi a pubblicarlo completamente? Poi magari in merito a questo farò una domanda sui rapporti del Consiglio Comunale con la stampa, perché è importante anche questo. Il problema nei rapporti col comandante è semplice, facilmente inquadrabile. Quando lui è arrivato a Patti, l'intenzione era quella di portare un dirigente di esperienza e che potesse riorganizzare l'ufficio e potesse anche dare maggiori risposte ai cittadini dal punto di vista del rispetto delle regole, la disciplina, la formazione dei giovani per quanto riguarda la conoscenza del codice della strada, regole comportamentali e così via. E non nascondo che ero contento dell'arrivo del comandante, perché si presentava come appunto la figura giusta, l'uomo di esperienza abituato a dirigere un comando dei vigili, che ci poteva dare questo contributo in più. Di fatto poi questo non si è verificato, lasciando stare, perché non mi posso, non ho il tempo per dilungarmi nei casi specifici, andare a analizzare quali sono i rimproveri che noi abbiamo mosso al comandante. Di sicuro ciò che non abbiamo gradito è
che invece di dialogare con le istituzioni, con gli organi preposti a tal fine, che poteva essere il Presidente del Consiglio per i rapporti col Consiglio Comunale, con il Sindaco, per l'amministrazione, con l'assessore Ramo, col dirigente, rilasciava interviste esprimeva il suo pensiero utilizzando Facebook o altri mezzi di comunicazione. E allora questo ha creato dei problemi, perché? Perché poi nei contenuti è andato anche al di là, secondo me, dei limiti nei quali doveva rimanere, perché non può andare a ipotizzare pressioni della politica, degli uffici, cioè ha fatto delle affermazioni molto forti e che secondo me difficilmente possono essere poi provate. Questo ci ha creato un forte attrito e ha continuato su quella linea. Io più volte ho cercato di dialogare, ma esternando in maniera diretta quelle che potevano essere i miei appunti, le critiche, sempre al fine di migliorarci, costruttivo. Bene, facciamo ancora un ulteriore passo in avanti. Siamo 3 anni e mezzo dall'amministrazione già fatta, sono passati dunque 3 anni e mezzo, e lei viene indicato come il possibile candidato ad opporsi al Mauro Arduino, che già ufficialmente ha presentato la sua candidatura. Ecco, può anticiparci qualche cosa? E allora, prima di rispondere a questa domanda, per timore di dimenticare quel passaggio che avevo anticipato, ci tengo a puntualizzare i problemi relativi al rapporto dei consiglieri comunali, in modo particolare i consiglieri comunali di opposizione, con la stampa, i mezzi di comunicazione. Più volte l'ho notato personalmente e l'ho anche esternato in consiglio comunale in maniera ufficiale, pubblica. Altre volte i consiglieri comunali mi hanno chiesto di intervenire in tal senso. Ho preso un impegno proprio ora, recentemente, con loro, che avrei parlato con chi si occupa dell'informazione sul nostro territorio, perché molte volte le notizie vengono date in modo parziale. Sulla buona fede di chi dà la notizia io non ho il minimo dubbio. Cercheremo di comunicare di più anche noi, perché è normale che l'intervista viene fatta normalmente al sindaco, però personalmente mi sarei aspettato magari da parte del giornalista di turno un approfondimento della notizia, cioè non limitarsi alla comunicazione del sindaco e rappresentarla come verità. Faccio un brevissimo esempio: l'accensione del mutuo via Porta Nuova. Non è corretto dare la notizia che il Consiglio Comunale è contrario alla realizzazione, alla riqualificazione della via, alla realizzazione del parcheggio, perché non è così, perché noi abbiamo detto che siamo favorevoli, abbiamo detto pure come reperire le somme, siamo contrari all'accensione di un mutuo per poter finanziare quest'opera. Poi alla fine la notizia è stata data in maniera completamente diversa, come se noi eravamo contrari, quindi insensibili al problema, quando invece non è così. E anche le dichiarazioni del sindaco purtroppo sono state in questo senso, perché ha parlato di ragioni politiche non comprensibili. Assolutamente no, non erano ragioni, perché se noi avessimo voluto fare politica nel modo più basso, come è stato insinuato, noi avremmo bocciato il mutuo relativo alle frazioni, cosa che non abbiamo fatto. Io ho ringraziato il Consiglio Comunale in quell'occasione e mi sono dichiarato orgoglioso di presiederlo, perché gli interessi della comunità, parliamo di 650 residenti, sono stati ritenuti assolutamente prioritari. Quindi questo Consiglio Comunale non predilige le logiche politiche piuttosto che gli interessi della collettività. Cioè, nella stessa seduta, due votazioni. La votazione laddove, con senso di responsabilità, abbiamo votato l'accensione del mutuo passa inosservata quasi. L'altra votazione, che poi una proposta, nasce dal Consiglio Comunale in occasione del bilancio 2 anni fa. Quindi ci tenevo a dirlo, sperando che per il 2015 le informazioni possano essere date nel modo più trasparente e chiaro possibile. A tal proposito, prego il mio regista, sicuramente questa è venuta, questa dichiarazione del Presidente del Consiglio, non quindi non c'è pericolo, sì, lo so, però no. Quindi non c'è pericolo che venga censurata una battuta chiaramente, per riportare il discorso, anche se onestamente c'è da dire che il sindaco è bravo nel fare, nel tenere questi rapporti, mentre voi, tranne lei, però diciamo altri, per esempio, lei ha accettato, come ha accettato di venire, Giacomo Rizzi, mentre altri a cui ho fatto l'invito, no,
per un motivo o per l'altro non sono venuti. Però ecco, l'importanza è proprio questa. Quindi, ecco la domanda finale. Allora, ci fermiamo perché mi ha chiesto, mi fa segnare se siamo andati oltre il termine. Velocissimo, velocissimo, anche perché in questo momento non ho dato, posso affermare serenamente, a nessuno la disponibilità per una mia candidatura. Qualche amico, non nascondo, che mi stima, mi vuole bene, lo ha ipotizzato e mi ha chiesto questo tipo di disponibilità. Al momento assolutamente no, non è stato argomento di discussione seria nell'ambito né del mio gruppo politico né della coalizione. L'unica cosa che posso dire è che come gruppo di appartenenza è che abbiamo fatto una riunione del direttivo, un'assemblea prima della chiusura dell'anno, è stato ribadito che noi esprimeremo una candidatura alternativa all'amministrazione Aquino, visto che di recente il sindaco ha dichiarato che si candiderà anche per le prossime elezioni, e allora è stato oggetto di discussione, e questo è stato l'unico argomento che abbiamo discusso, è stato questo. Ecco, ultimissimo, proprio per dare corpo così a quello che si dice in giro, alle voci del circolo, che praticamente, che se non entra nuovamente in campo Pippo Vermuto, lei è il candidato numero uno. Può dire qualcosina in merito? Non ho dribblato la domanda. Al momento non è stato discusso in maniera chiara, neppure all'interno del direttivo nostro non è stata ipotizzata la mia candidatura, a parte amici, non mi riferisco al gruppo, ma anche fuori, che incontro nella piazza, che incontro nei luoghi di lavoro, tranne qualcuno che ha ipotizzato la mia candidatura, ancora con le forze politiche non è stato discusso, quindi sarebbe pure corretto dire, perché non l'ho ricevuta la richiesta, ti vuoi candidare ufficialmente in maniera seria. Ultimissima domanda, regista, perdonami, non so se ha sentito l'intervista dell'ex senatore Cimino sulla decadenza a partire dagli anni 70 della città di Patti rispetto agli altri centri di signori. Ecco, un suo parere, che cosa si può fare per cercare di riconquistare il terreno perso? E allora, io l'intervista l'ho sentita, ma conosco bene il pensiero del senatore Cimino e anche il suo operato negli anni sul nostro territorio. E l'analisi è certamente corretta, ma non sta a me andare a giudicare il suo pensiero, lo condivido. Sicuramente Patti era un centro molto importante, nel Novecento ha avuto un ruolo sul territorio, sulla costa tirrenica, fondamentale, e col tempo è andato perdendo pezzi, sminuendo. Sicuramente la realizzazione di alcune strutture come il tribunale, l'ospedale sono state importantissime, perché oggi non ci sono più le risorse per realizzare queste opere importanti, e quindi laddove esistono diventa difficile per chi governa a livello nazionale e regionale non ipotizzare gli uffici ubicati in quei centri. Quindi Patti, da questo punto di vista, deve dire un grande grazie alla vecchia classe politica, che è stata lungimirante e che ha capito servono le strutture. Poi, per quanto riguarda l'idea che aveva avuto la prima amministrazione Vermuto, Patti città dei servizi, anche in un recente passato abbiamo perso e stiamo perdendo tanto, perché parecchi uffici si stanno chiudendo sul nostro territorio, e questo sarà un grande disagio per i nostri concittadini, che purtroppo non potranno usufruirne di questi servizi su Patti, ma si dovranno recare fuori. Questo sinceramente in parte ritengo sia responsabilità della politica, perché in passato abbiamo fatto delle battaglie forti per difendere con i denti, con Vermuto sindaco, ciò che ci volevano togliere. Però bisogna essere onesti intellettualmente e riconoscere che anche una riforma che sta avvenendo su tutto il territorio nazionale è legata ai tagli dei costi, e quindi cercare di chiudere gli uffici periferici, solo che in alcuni casi non dovrebbero chiudere Patti, ma magari dovrebbero valutare se chiudere altrove. Bene, ringraziamo il Presidente del Consiglio, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Omnia News.